sogno che ho è proprio quello di vedere Agnese realizzata, felice, serena, tranquilla col suo lavoro, le amiche fuori da quella che è la nostra casa, in modo che io possa, insomma, vederla adesso, vederla che sta bene con questa vita che ho adesso, insomma, ecco, non aspettare di essere vecchia, di essere malata e di non aver più anche energia per pensare ad attivarci in qualche modo. Ora abbiamo una grande energia e vorremmo che lei in qualche modo, insomma, sentisse la positività, però è molto difficile per noi riuscire a trasmettergli questa cosa. Nel senso che io qualche volta mi devo trattenere, sembra quasi che io la voglia scacciare di casa, mandare via di casa, cosa che non è, però nello stesso tempo un po' di pressione, un po' ansia da età. Da orologio, insomma, diventa grande, ha 27 anni, sono 10 anni che facciamo questa esperienza. Pensavo che a 27 avremmo già risolto questa cosa, e invece siamo di fatto all'inizio nuovamente. Sono il papà di Agnese e per sintetizzare il mio sogno dico questo, che dopo le tante esperienze fatte in questi 27 anni di vita, insomma, dopo queste tante esperienze, insomma, il sogno rimane quello di fare in modo che Agnese possa vivere da sola, vivere fuori casa con amici, amiche. Sapendo che diciamo, i tecnici, le persone che mi hanno assistito in questo percorso mi dicono che Agnese può farcela se vuole. E quindi il nostro impegno è quello di dare a lei tutte le possibilità, fargli fare tutte le esperienze possibili perché questo sogno possa avvenire. Quando penso al futuro di mio figlio, Dao, penso a una vita indipendente, penso al fatto che può innamorarsi, che può avere, sì, degli affetti, può avere un lavoro che ha già, peraltro, ha un lavoro, quindi va a lavorare, torna a casa, ha la sua fidanzata, moglie, magari mai, e fa le sue cose, la sua vita come tutte le persone di questo mondo. Questo è il mio pensiero, non è detto che sia il suo pensiero, per cui chiaramente lui pensa a una vita indipendente, ma la pensa da Luca, per cui noi dobbiamo stare molto attenti a far sì che lui sbocci ed emergano le sue potenzialità e soprattutto i suoi desideri, insomma. Per cui io sono convinta che lui poi, prima o poi uscirà. Il mio grandissimo desiderio è proprio che lui esca di casa e faccia la sua vita. Allora, il futuro di Luca sarà forse con degli amici, sicuramente fuori da casa dei genitori. Non vogliamo vederlo con noi ancora quando saremo grandi, perché quando saremo grandi, quando saremo vecchi, perché è un pesare, lui a noi e noi a lui. Lui ha bisogno di essere libero proprio da noi, vedo che siamo un vincolo. Quindi vedrò forse un appartamento, sicuramente non una struttura grande, forse addirittura da solo con qualcuno che gli dà un'occhiata ogni tanto, dipende, troverà una persona con cui star bene insieme, maschio o femmina, non lo so. Sicuramente farà una vita, secondo me, come un altro ragazzo di oggi, e quella è la sua voglia, quella è la sua aspirazione. Quindi non so poi quale sarà il suo futuro, deciderà lui. Cosa sogno per Eugenio nel suo futuro? Che lui possa vivere la vita come tutti noi vorremmo viverla, con le aspirazioni che ha adesso, i desideri che ha adesso, di andare a vivere col suo amore, di poter continuare a fare le cose che fa, avere un lavoro, e pomeriggio continuare a fare delle attività. Sogno il futuro che ho sognato per sua sorella, di un'autonomia e di una gioia nel vivere. Mi immagino la sua autonomia in una casa che possa appunto andare a lavorare, tornare, farsi da mangiare con altri, non da solo, se avrà voglia di farlo, suonare musica, farsi la spesa, tenersi dietro la casa. E poi ci sono quegli inghippi tipo devo andare dal medico, come si fa, come devo fare, quando ci devo andare, per esempio. Una vita semplice, perché non hanno delle grosse
aspettative, secondo me. Io mi chiamo Oriano, abito a provincia di Modena, sono il papà di Eugenio. Per il futuro io, diciamo così, lo vedo un po' preoccupante, insomma, però quello su cui spero, sogno, che lui raggiunga una autonomia, un'indipendenza, una capacità, voglio dire, di relazionarsi che gli possa permettere di fare una vita serena, magari creandosi una famiglia o comunque una famiglia allargata, di quella di cui si parla anche oggi, che non è solo un rapporto di coppia, ma magari con un rapporto di coppia però inserito all'interno magari di una comunità più allargata. Quindi lui ha comunque una sorella, però insomma non pensiamo sia, come dire, giusto ipotecare questo suo impegno a priori. Una cosa che non vorrei per lui possa finire in una struttura, in mezzo a tante altre gente, magari non ragazzi, magari persone anziane. Allora, quello che mi piacerebbe per Ambra, la cosa fondamentale è riuscire a darle la possibilità di scegliere o quantomeno di dire che cosa le piace, che cosa non le piace del suo futuro. Cioè, tante volte ci siamo chiesti se la cosa migliore è quella di chiedere ai fratelli di prendersi cura di lei, oppure se trovare una struttura dove poter stare o se farla rimanere in famiglia. Però queste sono domande che ci facciamo noi. A me piacerebbe invece che lei in qualche modo ci facesse capire lei che cosa preferirebbe. Quindi per me la cosa più importante è riuscire a farle sperimentare tutte le possibilità che ci sono perché poi sia lei a in qualche modo a farci capire che cosa le piacerebbe. È ovvio che a me piacerebbe che lei avesse una vita come gli altri, quindi è ovvio che io so che lei non potrà mai vivere in una casa da sola, però sicuramente potrà vivere fuori casa senza la sua mamma o suo papà, ma in un contesto in cui ci siano persone che la possano aiutare a completare le autonomie che lei non ha da sola. Autonoma al punto giusto da capire che va fuori di casa perché è grande e può andare fuori di casa, non perché in casa non c'è il posto per lei. Il sogno più grande per me è proprio questo, di riuscire a farle raggiungere questo obiettivo.